Buongiorno, padre, un'informazione. Volevo sapere quando riprendono le messe. Adesso ancora sono tutte via streaming. Quindi non si sanno notizie. Scusi, ma posso chiedere una cosa? Ha visto quel sacerdote che è stato interrotto dai carabinieri? Non so se. Ma non è un sacrilegio interrompere una messa o non c'è più questa cosa? Più che altro ci sarebbe un attimo da capire per quale motivo il sacerdote ha celebrato una messa con tanto di fedeli presenti quando una norma, non solo del governo, ma anche del vescovo locale, diceva che non era possibile fare una cosa del genere. Quindi ha fatto il prete qualcosa che non doveva fare. Quindi, Adesso che sia un provvedimento sì. giusto o sbagliato, questo è un altro discorso, però se il vescovo stabilisce una norma, sarebbe bene che tutti si attengano a quella norma. Se poi ognuno fa come gli pare, purtroppo si cominciamo a vivere in uno stato d'anarchia, insomma. Quindi capisco le buone intenzioni e tutto quanto, però bisogna un attimino trovare anche una forma come dire, di comportamento comune. Sì. Poi ecco, il giusto o sbagliato dei provvedimenti presi ne risponderanno i responsabili davanti al Padre Eterno quando poi toccherà loro. Noi che stiamo sotto, insomma, ecco, come dire, chi obbedisce non sbaglia mai, agli occhi di Dio noi stiamo tranquilli se facciamo quello che ci dicono i superiori, quindi la mia perplessità ecco, è un po' questa, cioè Sì. se avessi davanti a me quel sacerdote io questo direi, tutta più pazienza, ma perché hai fatto una cosa che sapevi non andava fatta? Ma capisco, quelli del servizio liturgico anche erano un po' troppi, 8 persone per suonare, cantare, leggere, servire all'altare, ne bastano anche meno. Ma i carabinieri non avrebbero fatto meglio ad aspettare almeno la fine della messa, o no? Questo che le devo dire? Cioè, so persone che sanno, che capiscono quello che sta avvenendo, nel senso se è gente che non frequenta la chiesa, che non sta, cioè, che ne sa il momento della messa nel quale sta irrompendo, Vabbè, però devi stare proprio fuori dal mondo. per non sapere queste cose, bisogna proprio stare fuori dal mondo. Ma io le volevo chiedere un consiglio, posso? Sì, perché io faccio parte di un gruppo di preghiera, no? Siamo mediamente dai 25 ai 45 anni e ci sono persone che dicono che tutto quello che sta succedendo è stato per il fattore della Pachamama a Roma. Io non so che rispondere, sinceramente. Che gli devo dire a queste, quando dicono queste cose? Mi perdoni che non ho capito. Allora, c'è stato il sinodo sull'Amazzonia e ci sono questi, alcuni di questi amici del gruppo di preghiera dicono che quanto sta accadendo è perché il Papa aveva portato questo idolo a Roma, praticamente. E io sono sconcertato, non so che rispondere. Prenderei di petto ogni cosa perché come in ogni avvenimento c'è sempre chi dice tutto il contrario di tutto, ognuno la pensa e la vede in modo suo, quindi ci saranno sempre quelli che parlano a favore e quelli che parlano contro di ogni cosa che viene detta e fatta da chiunque, papa o non papa. Però così si crea una polemica sempre se non c'è un'indicazione. Ma lei la metterebbe la Pachamama sull'altare per così, per curiosità? No, io no, però quello so io, cioè voglio dire. Non è, voglio dire, è difficile poter fare un termine paragone in questo modo, quello no. Vedere tutto questo come un castigo di Dio, sinceramente, non lo so, mi sembra di ragionare ancora secondo gli schemi dell'Antico Testamento. Non mi sembra che ci sia stato il passaggio all'evento Cristo e, come dire, a una vita secondo lo spirito. Però io, scusi, ho letto anche su siti importanti come quello di Aldo Maria Valli, che ultimamente ha anche dialogato con Monsignor Boots, che andrebbe riconsacrata San Pietro per quell'atto sacrilego. Ma questa cosa non è vera o è vera? Io non sono un teologo, quindi chiedo a lei, non lo so. Ma guardi, sinceramente, tutte queste cavillosità io le lascio a chi non c'ha niente da fare e gli piace perdere tempo su queste cose. La salvezza mia, dell'anima mia, prescinde che San Pietro vada o meno riconsacrata. Non mi verrà chiesto a me domani dal Padre Eterno, quando mi presenterò davanti a lui, perché non
non hai fatto riconsacrare San Pietro, cioè penso che al Padre Eterno di me interessa altro. Quindi, devo essere sincero, io davanti a tutte queste polemiche cambio canale, cambio pagina, mi metto a fare altre cose che sono più utili per me e per tutti quanti. Cioè, molto spesso, piuttosto che mettermi dietro a tutte queste cavillosità, queste polemiche, questi polveroni inutili, le chiacchiere veramente inutili, preferisco veramente spegnere e mettermi a pregare un pochetto, mettermi a fare una meditazione o a fare qualche opera di carità, cioè preferisco usare il mio tempo in modo più fruttuoso. E poi questo non significa restare fuori dal mondo, cioè un minimo, per carità, l'informazione sì, però bisogna anche imparare a scremare tutta l'informazione che ci arriva da ogni parte, perché è tutta in un certo qual modo viziata, chi la vizia in un modo, chi la vizia in un altro. E purtroppo l'informazione, come dire, pura. Però io per esempio sono rimasto molto male, l'ho sentito proprio dalla parola del Papa, perché seguo questi canali del Vaticano, quando ha detto che il Vangelo è la sconfitta di Dio, ad esempio, o che Gesù si è fatto serpente, la Madonna è postina, Gesù ha fatto lo scemo. Cioè sono cose che mi hanno molto ferito sentire da un Papa queste cose. Non dovremmo considerarlo questo? Nella mentalità del Papa, cioè è una mentalità diversa dalla nostra, lui viene dall'America Latina, il modo di pensare e ragionare è diverso. Beh, ma non credo che offendano adesso. Non si tratta di offendere, uno non deve prendere in valore assoluto le parole che dice, bisogna saper leggere dietro quello che è il messaggio che il Papa vuole dire. È dietro a Gesù che fa lo scemo, che vuol dire? Vuole offendere la Madonna dicendo che è una postina, vuole semplicemente dire a quei fedeli che stanno lì appesi ad aspettare sempre ogni rivelazione privata da parte della Madonna e qualche messaggio e chissà che cosa deve dire, che non è questo il centro e il motore della vita di un fedele, deve essere ben altro. Quello bene. Perché quello che dice la Madonna non è niente di più di quello che ci ha detto Gesù Cristo con la sua vita, e conoscere Gesù Cristo significa conoscere la parola. Allora invece che sta dietro alle rivelazioni da tanti e fatiscenti, sensitivi e quant'altro, sarebbe meglio che uno, invece, anziché perdere tempo a cercare i messaggi che questi mandano, mette a studiare la Sacra Scrittura per conoscere Cristo. Davanti a Cristo mi specchio, mi conosco anche io, e allora ecco che io inizio a crescere nella fede e non passo da essere un credulone da quello che mi viene detto da queste rivelazioni, che poi per carità, ma qualcuna sarà anche vera, ma non dico che no, ma voglio dire, ma che io sono appreso a queste rivelazioni che mi dicono, ah, ci sarà un tempo di carità, te devi mettere a pregare, ma lo so da me che mi devo mettere a pregare, allora che mi serve a me andare appreso a queste rivelazioni? Io lo so quello che devo fare, a che cosa sono chiamato, qual è il mio dovere da figlio di Dio, da cristiano, cioè ho bisogno delle rivelazioni. Però padre, questo lo capisco e sono d'accordo con lei, però io la cosa che mi ha fatto più male sinceramente, perché quando il Papa ha detto che la Trinità, se si potesse vedere dall'interno, litigano sempre tra loro, ma questa cosa che senso ha? No, guardi, potremmo fare tutta la giornata qui a parlare. No, perché ma questa è una cosa grave, non è? Sopra, non posso continuare a controbattere ogni cosa in etta, perché possiamo far qui. No, io non la disturbo più, garantito. No, non è questo, non intendevo dirle questo, però ecco, come le ho detto, io preferisco utilizzare il tempo. Sì, va bene, però lui è un papa, voglio dire, è il nostro papa, dire la Trinità in continuo. Altro modo, cioè, che significa? In quanto papa noi risponderemo come fedeli a ognuno in base a quello che ha fatto. Questo va bene, però io non mi metto a criticare quello che il papa dice, non mi metto a... Cioè, anche se non è una bestemmia contro la Trinità. D'accordo, ma poi per il resto finisce lì. Sì, ho capito, ma non è una bestemmia contro la Trinità dire la Trinità litiga in continuazione? La Trinità non litiga in continuazione. L'ha detto lui. Che significa la Trinità litiga in continuazione? E l'ha detto il Papa, io l'ho sentito dal Papa, non è che l'ho sentito... Mi perdoni un attimo, un'altra chiamata, un altro telefono, un secondo. Pronto? Sì. Sì, sto al telefono sotto, perdonami. Sì. Un secondo, va sfiatato. Sì, un secondo, arrivo subito, perdonami, arrivo. La lascio subito, padre, però questa cosa ci teneva. Mi stanno aspettando di là, non posso stare. Ci tenevo particolarmente a questa cosa. La Trinità litiga tra loro, non c'è problema. Non posso stare al telefono, devi perdonare. Va bene, però io mi aspettavo qualcosa di più da un nostro pastore. Grazie lo stesso, comunque. Questo io non posso rispondere per lui, purtroppo. Quindi può anche bestemmiare, va bene così. No. Beh, questa è una bestemmia, un peccato contro lo spirito, credo. Io volevo delle lucidazioni da lei. Va bene così. Se va bene. Sarebbe meglio che chiedesse a un vescovo, allora, perché magari tra vescovo.
Va bene, grazie, di più, grazie, di più, grazie, di arrivederci. uno che sta al di sopra di me. Grazie. Prego, arrivederci. Beh, cari amiche e cari amici, questo qui è veramente un vigliacco, perché arrivati a questo punto, questi io capisco che sono terrorizzati da Bergoglio, ma è indecente quello che ha risposto questo parroco, e soprattutto messo alle strette fa quello che deve andare a rispondere ad altra telefonata, perché dice si rivolga a un vescovo, ma quella lì è una bestemmia. È anche un peccato contro lo Spirito Santo. Se non è anche questo un peccato contro lo Spirito Santo, dire la Trinità in continuo litigio tra loro, il Vangelo rappresenta la sconfitta di Dio. Ma cosa stiamo dicendo? Cattolici, aprite gli occhi. Poi criticate il decimo toro perché mette dietro il Buddha e va all'inferno. Ma se questi sono i vostri pastori, dovete solo che vergognarvi. Questo scaricabarile indecente, indecente. Non rispondere al fatto della Trinità che litiga all'interno. È una cosa che sta fuori dal mondo, altro che obbedienza al Papa e quant'altro. Anzi, questa adesso al prossimo parroco la rivolgerò ancora questa domanda, perché è interessante. Pollice su per il mio lavoro, sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.